Caro Presidente Rutelli, Sottosegretario Giro, autorità, signore e signori, sono davvero lieto di partecipare a questa prima edizione del Simposio internazionale sulla diplomazia culturale. Per due ragioni. La prima, per il vero senso di stima e amicizia che mi lega a Francesco Rutelli, che mi ha preceduto alla guida di un dicastero certamente entusiasmante, ma anche davvero complesso nelle sue competenze diversificate. La seconda ragione ha una valenza più squisitamente politica e riguarda l'enorme potenziale che il nostro Paese esprime in termini di valori culturali, che devono trovare sfogo in una giusta collocazione nel nostro Paese a livello interno e internazionale. Siamo spesso chiamati a svolgere un ruolo di mediazione e di pacificazione in tante aree calde del pianeta, interventi che sono dettati da circostanze contingenti quasi sempre e della necessità di affrontare vere e proprie emergenze. Mi sembra questo il senso del primo tentativo che si è fatto a Bruxelles poche settimane fa di mettere all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri europei della Cultura il tentativo di definire il ruolo e la funzione di una diplomazia culturale. Come Paese abbiamo accolto con grande interesse questo tentativo. Proprio grazie all'enorme bagaglio di valori e tradizioni culturali, l'Italia è in grado di dare contenuti concreti alle iniziative di pace e di consolidamento della democrazia nel mondo. Mi riferisco in particolare ad alcuni progetti di cooperazione per il restauro di siti culturali in alcuni paesi del Medio Oriente, ma anche nel bacino del Mediterraneo. Un esempio soltanto, ma assai significativo, dell'effetto di integrazione che tali progetti possono instaurare in zone di instabilità. Questa nostra presenza è una presenza storica importante, che copre tutto il Novecento. Ma occorre visione unitaria e programmazione attenta degli interventi. Occorre mettere in moto i meccanismi veri della nostra cultura, a prescindere dalle aspettative più squisitamente commerciali o di immagine, che da sole rischiano di essere sterili al Paese e alle sue iniziative anche a livello internazionale. Ecco perché la necessità, a mio avviso, di rafforzare il ruolo di collaborazione fra pubblico e privato, che non può essere disatteso in una fase nella quale si chiede un maggiore impegno dello Stato nella preservazione dei nostri beni culturali. Anzi, questo deve essere rafforzato, ma in una logica di sistema. Sistema, parola che torna tantissime volte nei miei interventi. Una logica che deve favorire il dialogo con tutte le componenti vive del nostro Paese. Non è questo il luogo in cui soffermarmi a fare una serie di esempi che mi dimostrano come questo paese in questi anni, in questi lunghi anni, abbia perso questa logica e questa capacità di fare sistema. Ma in questa dinamica il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo intende porsi quale struttura pubblica di traino e di guida, di coordinamento, mantenendo le straordinarie professionalità che in esso operano al servizio di una diplomazia culturale in evoluzione, ma forse anche di rivisitazione di tutte quelle regole che si antepongono alla realizzazione concreta della difesa del nostro patrimonio in tutte le sue espressioni, un esercizio di semplificazione normativa come necessario perché riesce a favorire la capacità di liberarsi dagli interessi corporativi che rischiano di porsi come freno alle innovazioni e al progresso. Ciò significa anche difendere le nostre tradizioni culturali da un impoverimento esclusivamente mercantilista. Dobbiamo fare di tutto per difendere le nostre prerogative culturali da un assalto che rischia di appiattirne i contenuti attraverso una mera azione di liberalizzazione commerciale. Liberalizzare, tuttavia, significa riconoscere l'importanza della cultura e del suo intrinseco valore in uno scenario di diversità culturale. Diversità culturale. Rispettare le varie componenti non è un atto di fede e dignità nei confronti della nostra storia o della storia di altri paesi europei, come qualcuno ha scritto, ma un atto di doveroso e coraggiosa difesa dei valori di democrazia e del rispetto nei confronti della pluralità culturale. In Europa siamo un crogiolo di culture, di uomini e donne con tradizioni che vanno rispettate e preservate.
La diversità culturale è la nostra arma più potente contro ogni iniziativa di appiattimento culturale ed anche la nostra risorsa più preziosa. Dobbiamo esserne consapevoli e non aver paura di discuterne. Si faceva nel 1600. Senza tale diversità non avremmo altra scelta che un sostanziale adeguamento ed una pericolosa deriva verso modelli a noi estranei. Come la cultura, anche il turismo, nelle sue varie componenti, costituisce un formidabile volano per la nostra diplomazia culturale. Ieri mi ha molto colpito partecipare alle assemblee di Confcommercio e di Unioncamere. Il presidente di Confcommercio ha detto: fate attenzione, se chiudono le piccole imprese, chiude tutta l'Italia. Era un grido forte, preoccupato, che dobbiamo valutare con attenzione. Come? Sono particolarmente orgoglioso che ci siano tante aspettative in chi ha veramente il grandissimo onore di occupare il posto che ho e che devo, come dire, cercare di coordinare queste due attività del turismo e dei beni culturali. Ho sempre ascoltato, procederemo per tagli o dovremo scommettere sulla rinascita del paese, sul suo rilancio? E subito dopo, quale tipo di crescita? Cosa abbiamo disegnato in questi ultimi 30 anni? Abbiamo pressoché smontato quella con l'industria pesante. Siamo stati incapaci di scommettere sull'innovazione, come hanno fatto tanti altri paesi. Ecco perché cultura e turismo possono essere davvero una grandissima opportunità per questo nostro paese. In particolare abbiamo una grande occasione in cui misurare il cambio di marcia, la capacità di fare sistemi. L'Expo di Milano del 2015 costituirà un primo banco di prova del connubio che vorrei riuscire a realizzare tra cultura e turismo. Presentare i luoghi della cultura a una popolazione europea ed extraeuropea ed un itinerario programmato rappresenterà la sfida più grande, ma anche una formidabile occasione per gettare le basi di un flusso permanente di turismo, di conoscenza dei nostri beni culturali, di apprezzamento da parte nostra, di valorizzazione, di difesa del territorio, di economia, certo, e in ultima analisi, ma forse prima nostra preoccupazione, di crescita dell'intero paese. In questa traiettoria che deve essere virtuosa, abbiamo dei formidabili alleati a livello multilaterale. Mi riferisco ad esempio all'UNESCO, che custodisce la chiave di volta per una valorizzazione permanente del nostro patrimonio materiale. Mi riferisco ai nostri beni archeologici, architettonici e museali, nonché di ben 47 siti che appartengono al patrimonio mondiale, e non già solamente all'Italia, ma anche al patrimonio intangibile, custode delle espressioni di quella che si definisce la cultura popolare, musicale, delle arti, dei mestieri, della nostra comunità locale, nonché custode delle diversità delle espressioni culturali. Mi riferisco anche al Consiglio d'Europa, con cui abbiamo da anni collaborato intensamente, con profitto nell'ambito anche della valorizzazione del nostro paesaggio, così diversificato ma certamente unico nel suo genere. Proprio per questo motivo abbiamo una responsabilità in più che impone di adoperarci in una visione unitaria di sistema. Sì, da più parti mi si rimproverà di fare poche interviste, di non apparire in televisione. È un po' voluto, vorrei che parlasse sempre il Ministero in tutte le sue componenti, nelle sue professionalità, nella sua capacità di essere presente. Siamo presenti quasi sempre. Siamo stati tra i primi ad accorrere in Emilia. Sono stato a Carpi, ho visto il grandissimo lavoro che abbiamo, stiamo e dobbiamo fare. Lo facciamo spesso con poche risorse. Il Ministro, in questo caso in prima persona, si batterà per rappresentare al Governo che non basta promettere di non tagliare risorse alla cultura, ma occorre fare tutti gli sforzi per dare più risorse alla cultura e al turismo. Ci è voluto un po' di tempo per definire la delega sul turismo, adesso da qualche giorno questa delega c'è e vorrei che si parlasse sempre di più di cultura e turismo, di turismo e cultura.
Ed è in questa prospettiva che anche la protezione dei nostri beni acquisisce una valenza sostanziale, perché proteggere vuol dire non solo valorizzare, ma anche potenziare e preservare il futuro, creare occasioni di lavoro. L'attività di contrasto e di recupero dei beni culturali illecitamente esportati si pone per il nostro Paese quale essenziale volano per difendere tale eredità spesso violata, ma anche può essere strumento che può insegnare in termini di diplomazia culturale, grazie a un lavoro straordinario che svolge, io scherzando dico, il mio comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Desidero concludere con le indicazioni che ho formulato nella mia audizione in Parlamento sulle linee programmatiche del MIBAC, che si arricchiranno presto di quelle sul turismo. La cultura non è soltanto uno degli interessi pubblici essenziali, tutelato dalla Costituzione e dai trattati internazionali. La cultura rappresenta anche l'oggetto di un insieme di diritti fondamentali del cittadino, della persona, delle formazioni sociali. Il diritto di accesso al sistema della produzione culturale, il diritto alla più ampia fruizione di tutti i beni culturali, dei prodotti, delle attività culturali, il diritto a preservare il paesaggio, a impedire che esso venga violentato come troppe volte è successo. Questi impegni rappresentano sicuramente una base su cui vorrei misurare la mia capacità. Se mi si chiede quali dovranno essere le azioni che possono favorire lo sviluppo di una reale diplomazia culturale, consentitemi di tornare sul problema dell'eccezione culturale. Il ministro non vuole fare nessuna guerra ad altri paesi, né ritiene che l'eccezione culturale debba essere l'oggetto per creare polemiche. Ma si dà il caso che questo ministro abbia lavorato a lungo, da molti anni, sul cercare di far conoscere i contenuti italiani, che non sono quelli soltanto dei materiali audiovisivi, sono anche quelli di un contenuto scritto, di un'illustrazione, e di permettere ad alcuni giovani studenti delle scuole, delle università, di far conoscerli attraverso i mezzi informatici agli altri paesi. Se si lavorasse per fare questo, si vedrebbero che le barriere per portare un contenuto italiano in un paese non italiano non si chiamano libero scambio, hanno dei costi, hanno delle royalties. Ed è vero che mi si risponde che non è colpa di questi paesi se sono quelli che posseggono le tecnologie e queste tecnologie vengono fatte pagare. Ma se uno studente paga il 30% di royalties, vorrei che qualcuno mi dicesse che quella non è una barriera. Allora il discorso è impostato male, secondo me. Noi dobbiamo fare un tavolo in cui si può discutere che tutti i contenuti destinati alla scuola, all'università, a quello che i paesi anglosassoni chiamano l'educational, siano gratuiti, ma siano anche gratuiti le piattaforme che i nostri studenti vanno ad utilizzare. Altrimenti è un tavolo sbilanciato. Ma il secondo motivo è che io con orgoglio credo che vada difesa la specificità di una cultura nazionale. Nelle lavagne digitali che dovranno entrare nelle nostre scuole, perché i nostri figli sono questa generazione digitale, se noi non preserviamo le culture nazionali, i contenuti arriveranno tutti da questi provider. E vi invito anche lì, invece a porci quelle che possono sembrare delle guerre ideologiche, a entrare nei contenuti. Provate a vedere i capitoli relativi all'alimentazione. Non troverete un formaggio italiano nelle lavagne digitali dei ragazzi che studiano a scuola. Forse Seriani, meglio di me, vi può spiegare che cosa vuol dire se noi creiamo una frattura tra quella che è una tradizione culturale anche degli alimenti e quella che è una globalizzazione dei contenuti. Il secondo punto sarà un forte lavoro di coordinamento fra presenze specialistiche di grandissima tradizione come quella degli archeologi e dei restauratori che ci sono invidiati da tutto il mondo. E qui la domanda è banale. Perché non possiamo aprire un dialogo in tutti quei paesi a rischio in cui siamo presenti? La terza è la valorizzazione di esperienze come quelle della Biennale. Mi ha molto colpito
non solo la grande passione di chi ha lavorato per mettere in piedi quella che è stata sicuramente una bellissima edizione, ma mi ha colpito anche la presenza di tutte queste rappresentanze straniere, un po' casualmente, non avendo tanto tempo, accogliendo degli inviti e visitando però con attenzione questi padiglioni. Sono, come dire, finito a visitare il padiglione dell'Angola, che poi ha vinto. E lì sono rimasto colpito, proprio in un'ora di dialogo con la ministra della cultura di questo paese e con i giovanissimi architetti che avevano preparato questo padiglione, dall'entusiasmo, dalla voglia di confrontarsi con la nostra cultura. Questa è diplomazia culturale. La Biennale è uno straordinario strumento per fare diplomazia culturale. Perché il Ministero del Turismo, ho sentito e letto da più parti, integrato con quello dei beni culturali? Persino a Bruxelles si è discusso di quella che deve essere la specificità del turismo nel XXI secolo. E la mia domanda è banale: qual è la specificità italiana, quella più identificabile a cui legare il turismo, se non la cultura? Dobbiamo rafforzare una presenza di qualità della cultura italiana all'estero. Ho detto dell'opera svolta dagli archeologi e dai restauratori, ma c'è anche la presenza di tanti operatori del turismo, che ad esempio, raccolti intorno a un marchio che si chiama Ospitalità Italiana, seleziona quelli che sono i migliori luoghi in cui accogliere e far conoscere la nostra cucina, i luoghi in cui ospitiamo un turista. Dobbiamo valorizzare questo, come fanno tutti quanti gli altri paesi. Dobbiamo fare in modo che il nostro paese mostri la sua capacità di fare eccellenza, qualità, eccellenza, capacità di valorizzare il nostro patrimonio artistico. Sono tre punti fermi su cui scommettere. Questi impegni rappresentano la base essenziale attraverso cui si esplica e vorrei rafforzare la nostra diplomazia culturale. Grazie.